Ida News, buon pomeriggio. Incontro Giannini sindacati, un'altra fumata nera. Da Roma, Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda. Come previsto, l'incontro di stamattina è stato abbastanza inutile, nel senso che il ministro non ha espresso disponibilità a modifiche sul DDL, ma ha chiesto solo di ascoltare i sindacati. Ovviamente non potevamo che ribadire l'inaccettabilità complessiva dell'impianto, poi ci siamo soffermati in particolare su alcuni punti, cioè abbiamo sollevato come Gilda l'incostituzionalità della chiamata diretta nelle scuole da parte dei presidi, la questione degli albi e dei contratti triennali che sono, costituiscono in pratica un processo di precarizzazione rispetto alla sede di tutti i docenti, che sono contro l'ordinamento, perché anche il codice civile prevede che qualsiasi lavoratore abbia diritto alla stabilità del proprio posto di lavoro dopo che ha superato il periodo di prova. Abbiamo ribadito che è assurda la norma che dopo 36 mesi prevede il licenziamento dei supplenti, la mancanza assoluta di qualcosa che riguardi la scuola dell'infanzia, che non si capisce bene che fine farà, e abbiamo chiesto anche, abbiamo ribadito la richiesta di un piano di stabilizzazione pluriennale che riguardi tutti i precari che ne hanno i requisiti. Infine, ma non per ultimo, abbiamo detto al Ministro a chiare lettere che la scelta di inserire il comitato di valutazione del servizio dei docenti, genitori e studenti è semplicemente offensiva verso gli insegnanti tutti, perché abbiamo diritto di essere valutati da chi è competente. Ecco, abbiamo chiesto che questa offesa venga quantomeno rimossa dal DDL, che comunque, lo ribadisco, lo consideriamo nel complesso inaccettabile. Questo è tutto, arrivederci alle prossime news.